Ciao a tutti, rieccoci qua. Continuiamo con gli esercizi per trovare l'equazione della circonferenza. Abbiamo visto gli scorsi giorni i primi tre casi, ora andiamo a vedere il quarto caso. Dobbiamo trovare la circonferenza quando ci vengono dati tre punti, A, B e C. Come sempre partiamo da un esercizio pratico. Anche oggi vedremo un solo esercizio, perché qui non si tratta di esercizi facili o esercizi difficili. Sono tutti esercizi che si svolgono con la stessa identica tecnica. Quando ci vengono dati tre punti, quello che conta prima di ogni cosa è stare attentissimi ai calcoli, perché qui i calcoli sono difficili. Quindi abbiamo tre punti che passano per la circonferenza. Tutte le volte che sentite la parola magica passa per, dovete andare a sostituire le coordinate dei punti all'interno dell'equazione della circonferenza. Quindi scriviamo sempre la formula generica dell'equazione di una circonferenza, ovvero questa. Quello che dobbiamo fare è un sistema di tre equazioni in tre incognite. La prima equazione, faccio il passaggio per A, che vuol dire vado a sostituire al posto di x 0 e al posto di y 2. Quindi 0 alla seconda 0, 2 alla seconda 4, a per x, a per 0 0, b per y, cioè b per 2 2b. E quindi la prima è fatta. Ora dobbiamo fare la stessa cosa facendo il passaggio per b, ovvero vado a sostituire al posto di x 4 e al posto di y 4. X alla seconda, cioè 4 alla seconda, 16. Di nuovo y alla seconda, cioè 4 alla seconda, 16. A per x, cioè a per 4. B per y, cioè b per 4. E più c lo ricopio. Ultimo, facciamo il passaggio per C. Al posto di X mettiamo 6. 6 alla seconda, 36. Al posto di Y mettiamo 2. 2 alla seconda, 4. A per X, cioè A per 6. B per Y, cioè B per 2. E più C, come sempre, lo ricopio. Una volta arrivati qui, dobbiamo ottenere tre equazioni nell'incognita A, B e C. Cioè devono essere spariti la X e la Y, ok? Ora andiamo a fare innanzitutto i calcoli, quindi sommiamo qui i termini noti e riscriviamo meglio il sistema. Ora si tratta di saper risolvere a occhi chiusi un sistema lineare 3x3. Se avete qualche dubbio sui sistemi, andate a vedere la mia playlist sui sistemi lineari, in particolar modo i 4 possibili metodi per risolvere un sistema. Quando ho un sistema 3x3, io prima di tutto faccio la sostituzione. Quindi per esempio qui esplicito C, portando questi due termini al secondo membro. Ora che ho trovato C uguale a qualcosa, vado a sostituire al posto di C questa quantità nelle altre due equazioni, quindi nella seconda e nella terza. A questo punto la prima equazione la ricopio e qua vado a sommare i termini simili, quindi b con b e i termini noti tra di loro. Ora mi rendo conto che nella terza equazione 2b meno 2b se ne vanno perché sono opposti e quindi mi rimane soltanto la lettera a, per cui da questa posso trovare già la soluzione di a. Portando di là 36 e dividendo tutto per 6 a destra e a sinistra, ottengo che 6 e 6 se ne va, 36 diviso 6, 6. Quindi ricopio subito la soluzione. Ora che ho trovato A, quindi la terza equazione non la devo più guardare, vado a sostituire A nelle altre due, ma nella prima non c'è, quindi vado a sostituire A nella seconda. Al posto di A vado a mettere meno 6. Meno 6 per 4, meno 24. E il resto lo ricopio. Qui a questo punto ho solo l'incognita B, quindi porto i termini noti al secondo membro. 28 meno 24, 4. Cambiando di segno, meno 4. Dividendo a destra e a sinistra per 2, viene meno 2. Ora che ho trovato B, nella prima equazione che ancora non ho scritto, al posto di B vado a mettere meno 2. Facendo i calcoli, meno per meno più 2 per 2, 4. Più 4 meno 4, 0. Andiamo a scrivere in bella copia le soluzioni A, B e C. E ora che ho trovato le tre soluzioni, vado a sostituire questi numeri all'equazione della circonferenza. Otteniamo quindi questa equazione. Ricapitolando, tutte le volte che vi vengono dati tre punti per cui passa la circonferenza, basta andare a risolvere un sistema di tre equazioni nelle tre incognite A, B e C. Per questa tipologia di esercizi, come potete capire, quindi è fondamentale saper risolvere i sistemi lineari 3x3. Io solitamente uso il metodo di sostituzione
sostituzione oppure il metodo di riduzione, che sono i più veloci per poter svolgere questi esercizi. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi. Trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.